L'antica trebbiatura del grano, svolta senza l'ausilio di mezzi meccanici, ha rivissuto a Carovilli per la 43esima edizione della Tresca. La danza dei cavalli per separare la spiga dal chicco, i contadini indaffarati nei campi, le mogli a preparare il pasto per tutta la famiglia. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi e che la Proloco di Carovilli prova a tenere in vita per le giovani generazioni. Fortunatamente Carovilli ha una forte riconoscenza verso i riti ancestrali e della tradizione e quindi continuano a perseguire queste attività che poi diventano culturali, non solo tradizionali, e rispondono sempre pienamente, quindi la popolazione risponde pienamente alla partecipazione diretta e non solo indiretta di questi eventi. La trebbiatura del grano vuol dire separare la pianta del grano dal seme attraverso la trebbiatura mediante degli animali. Prima si faceva con i buoi, adesso si fa con i cavalli. E come avete potuto vedere dal video, insomma, i cavalli continuano a girare in una sorta di ballo equestre e poi i trescatori alzeranno la paglia e la cama per raccogliere infine il frutto, che era un frutto alimentare e adesso è un qualcosa che poi doneremo alla popolazione con una piccola asta. La tresca si è svolta nei pressi della chiesa di San Domenico, sul tratturello che congiunge i tratturi Celano Foggia e Castel di Sangro Lucera, un luogo non casuale ma altamente simbolico per il rito della trebbiatura. È un significato di una volta che si trescava così. Il grano, si lavorava così il grano. Sarà un po' difficile tornare questo qui, perché non la campagna non la fa più nessuno. Il grano è una tradizione che mantengono, però prima era tutto diverso. Prima si mangiava così col grano, per mangiare, per bisogno. Ma adesso oramai chi lo fa più? Non lo fa più nessuno. Una tradizione antica, significa tanto. Speriamo che non si dimentichi nessuno. Che è pure difficile saper fare tutte le dall'inizio alla fine la trebbiatura. Qualche persona anziana lo sa, ma i giovani non lo sanno.